Buonasera a tutti, siamo al quarto circolo per farci gli auguri di Natale insieme a tutti i nostri ragazzi. Abbiamo avuto un pomeriggio di festa e bene augurante soprattutto per queste festività natalizie e ci ripromettiamo di essere ancora più numerosi quando la pandemia terminerà e avremo la possibilità di abbracciarci finalmente tutti. Tanti auguri a tutti e buon Natale! Di questa giornata di festa e prima di passare la parola a Giacomo e prima di assaggiare un panettone e brindare tutti insieme, vi volevo ringraziare per la presenza, ringraziare i ragazzi, gli istruttori, i nostri sponsor che ci hanno seguito. Abbiamo qualche defezione, vi porto i saluti di Vincenzo Garaffa e la moglie che sono in questo momento in volo da Bologna, anche qualche altro associato non è potuto essere con noi ma vi salutano. In questo momento io ho soltanto il piacere di passare la parola a Giacomo che ci leggerà un pensiero natalizio. Quando sentiamo che le nostre risorse come tempo ed energia sono limitate, scegliere di essere generosi è un modo per moltiplicarle. La disabilità ci obbliga a fare i conti con modi diversi di stare al mondo e chi riesce nel difficile compito di stare accanto a un figlio spesso ha imparato nuovi linguaggi e soprattutto una nuova scala di valori. La bellezza, la felicità, i traguardi non sono quelli del mondo, ma sono quelli del proprio mondo. Sensazioni, percezioni, sguardi sostituiscono parole e gesti sofisticati. L'amore viene trasmesso in modo spesso singolare, ma non per questo meno pieno e meno degno. In tutto questo percorso arrivano quei momenti improvvisi in cui tutto scompare. Un sorriso, un abbraccio, un piccolo passo in avanti. Noi tutti lotteremo per non dover elemosinare sempre tutto quello che ci spetta di diritto. Cercheremo di superare le difficoltà più dure con uno straordinario sorriso, infondendo coraggio e voglia di vivere a tutte le persone che ci vivono attorno. In questi casi ci fa piacere una frase di Giovanni Paolo II: la pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. Auguri a tutti per un santo Natale. Grazie Giacomo. E adesso un attimo. Oh, 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 oh
Virtus di Trapani e dall'Associazione Basket, Granata Basket Club Trapani, auguri di buon Natale e felice anno nuovo, sperando che il prossimo anno, che sono pronti ad abbracciare come prima del Covid.